Covid-19 e il test per epatite C. Da oggi e fino a giovedì si effettuano i test dalle ore 14 alle ore 20. Casola di Napoli, la prima comunità in Italia libera dall'epatite C. Abbiamo realizzato un progetto ambizioso, la prima comunità in Europa libera dall'epatite C. Una sfida pensata e realizzata in un momento molto complesso, in piena pandemia, ma trasformata in un'opportunità di prevenzione. Realizzare il primo screening congiunto per epatite C e Covid-19. È sicuramente un obiettivo ambizioso che ha richiesto un notevole sforzo e tante erano le sfide, non per ultima quella che ha travolto tutto il nostro paese, cioè l'emergenza Covid, ma piuttosto che vederla come un ostacolo l'abbiamo intravista come un'opportunità. Fermare il virus Covid e contemporaneamente eliminare il virus dell'epatite C in una piccola comunità del sud Italia. Questo era l'obiettivo prefissato e realizzato grazie all'utilizzo dei test rapidi sierologici combinati per Covid-19 e per l'epatite C, al fine di rendere Casola di Napoli la prima comunità ad aver tenuto sotto controllo il Covid-19 e sconfitto l'HCV. Mappare tutta una popolazione permette anche di verificare l'andamento del percorso epidemiologico e quindi garantire una stratificazione per profili di assistenza. Un progetto nato dalla collaborazione tra l'associazione EPAC Ollus, l'ASL Napoli 3 Sud, il Comune di Casola, l'associazione Astra Ollus e con la supervisione scientifica del dottor Carmine Coppola e della sua equipe dell'ospedale di Gragnano, in provincia di Napoli. Stiamo testando tutta la popolazione di Casola, che è di 3.900 abitanti, con il test per le due malattie. Per cui alla fine di questa attività sapremo la mappatura precisa della circolazione del virus coronavirus qua a Casola di Napoli e renderemo Casola di Napoli il primo comune d'Europa HCV free, senza epatite C. L'iniziativa è partita il 25 giugno 2020, con l'installazione di un presidio sanitario per effettuare i test presso la sede comunale, dotato di tutti gli standard di sicurezza. Successivamente è stata coinvolta tutta la comunità di residenti grazie allo straordinario impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Costantino Peccerillo, che ha invitato con ogni mezzo tutti i cittadini a partecipare allo screening. Si avvisa la cittadinanza che proseguono il test sierologico per Covid-19 e il test per epatite C. In questo progetto saranno coinvolti non solo tutti i residenti di Casola, ma anche i residenti dei comuni limitrofi nel raggio di un centinaio di metri del nostro comune. Un protocollo di attività sanitarie unico, un impegno straordinario che ha permesso di ottenere la partecipazione di un'intera comunità, per un totale di 2.740 persone testate. Di queste, oltre 50 persone sono risultate positive agli anticorpi per l'epatite C e agli anticorpi per il Covid-19. Tutti questi cittadini sono stati sottoposti successivamente agli approfondimenti necessari. È stata una grande iniziativa anche per conoscere meglio l'epatite, perché tanti ragazzi non sappiamo cos'è questa epatite. Diciamo la situazione a caso, ci sono parecchi pure anche trapiantati di fegato, parecchi giovani che hanno morto pure anche con l'epatite anni fa, quando ancora non si conosceva nessun farmaco dell'epatite. Credo sia una valida opportunità per tutta la comunità di Casola. Un'iniziativa senza precedenti, la prima nel suo genere in Italia e nel mondo. Un progetto innovativo che non vuole essere un traguardo ma un punto di partenza. Un modello di prevenzione sicuro ed efficace da poter realizzare anche durante i momenti più difficili di una pandemia. Un progetto da imitare e replicare perché si possa davvero giungere all'obiettivo di zero epatite C nel più breve tempo possibile. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo studio, compresi i cittadini del comune di Casola di Napoli, e ci auguriamo che questo progetto d'età, che questo modo di coinvolgere i cittadini negli screening e comunque sono attività di prevenzione, sia copiato il più possibile in più larga scala.